A Mykolaiv, le sirene degli allarmi antiaerei hanno ricominciato a suonare. La città nel sud dell'Ucraina, martoriata dai missili russi, sta lentamente cercando di tornare a una parvenza di normalità dopo che la riconquista da parte delle forze armate di Kiev e della vicina Kherson ha spostato il fronte più in là. Ma la guerra proietta ogni giorno la sua ombra sulle vite di chi qui è rimasto o è tornato, nonostante la mancanza di corrente, di lavoro, di beni, anche di prima necessità. Nei villaggi a mezz'ora di macchina da qui, nella regione di Kherson, la situazione è decisamente peggiore. L'artiglieria russa spara ogni giorno, in alcune zone non è rimasta una sola casa in piedi e manca tutto. Sviatoslav è un veterano della guerra del Donbass, è rimasto ferito a una gamba e oggi non è a combattere al fronte perché è invalido. Non rinuncia però al suo ruolo in questa nuova fase della guerra. Qui ci sono i vestiti dalla Francia, dalla Germania, ma abbiamo anche molti alimentari, dice, mentre chiede di non riprendere l'esterno del deposito perché già una volta i russi hanno bombardato qui intorno. Oggi porteremo aiuti vicino a Kherson, andremo direttamente a Stanislav. Lì è rimasto qualcuno che ha bisogno, manca tutto, perché nessuno arriva fino lì. Porteremo anche disinfettanti, medicine. Quello che Sviatoslav non dice davanti alla telecamera, forse per modestia, forse per pudore, è che quella di oggi è una missione potenzialmente suicida. Stanislav si trova in quella che chiamano Zero Position, un'area oltre le linee ucraine. Le forze russe sono troppo vicine per tenere posizione lì. La strada che porta al villaggio, dopo l'ultimo posto presidiato dagli ucraini, è esposta per un paio di chilometri alla vista e al tiro diretto del nemico. Il furgone bianco, carico di aiuti, lascia la periferia di Mykolaiv. Alla guida c'è Alexei, la sua famiglia è al sicuro in Italia, lui ha preferito rimanere qui a fare la sua parte. I checkpoint verso la linea del fronte si susseguono a distanze ravvicinate, ma non li possiamo riprendere. Dopo ognuno i segni della distruzione si fanno sempre più evidenti e i veicoli sulla strada sono sempre più rari, fino all'ultima postazione, poi il gioco si fa duro. Sono i 2 chilometri più pericolosi di tutti, sono sotto la linea del tiro. Le posizioni russe sono al di là del fiume. Alexei guida velocemente. Sull'unico stretto punto di passaggio per entrare nel villaggio di Oleksandrivka, Alexei deve fare lo slalom tra le carcasse delle auto colpite dall'artiglieria russa. Oleksandrivka è stata deoccupata, come dicono qui, durante la controffensiva di Kherson. La furia dell'invasore si è abbattuta su queste case senza risparmiarne nessuna. Il ritorno dalla bandiera ucraina però non segna ancora la pace per la poca gente rimasta. I colpi dell'artiglieria si fanno vicini. Dopo l'ultima casa, ancora un tratto di strada allo scoperto da percorrere di corsa, con le mascelle serrate. Quando arriviamo a Stanislav ci chiedono di non riprendere niente, la paura è palpabile. Una cosa però ce la fanno vedere subito, il rifugio in cui ripararsi in caso di attacco, un attacco che può arrivare in qualunque momento. La consegna degli aiuti è veloce, non c'è tempo da perdere, c'è ancora il ritorno da fare sulla stessa strada con un rischio persino maggiore perché ora dall'altra parte si aspettano il nostro passaggio. Sviatoslav però non sembra più preoccupato, sembra quasi sollevato, perché il carico è arrivato a destinazione. L'unica cosa che conta è riuscire ad aiutare la gente e ce n'è tanta che ha bisogno, dice. Noi non riusciamo a comprare tutto quello che serve, non riusciamo a ottenere tutto, ma riunendo le forze con altri volontari riusciamo a portare comunque dove serve l'aiuto umanitario. Il silenzio però cala di nuovo nel tratto più pericoloso. Ci pensa il fracasso dello sgangherato furgone a riempirlo. Se anche partissero dei colpi dall'altra riva non li sentiremmo, li potremmo solo vedere arrivare. Quando siamo fuori la tensione si scioglie. Chiedo ad Alexei perché lo fa. Perché è il mio paese, perché noi siamo ucraini, dice. C'è l'esercito che ci sta difendendo, ma non solo. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte per proteggere la nostra terra. Gli ricordo che ogni volta lui rischia la vita. Quando sono stato io in pericolo, risponde, c'è stato chi è venuto ad aiutarmi. Ora è il mio turno di aiutare chi ha bisogno.